Da quando i nostri video hanno iniziato a entrare in simpatia un po' al pubblico, ci stanno pervenendo diverse domande, soprattutto tramite il nostro sito web ufficiale, e alle quali insomma non è semplice rispondere a tutte perché sono veramente diverse, molte e di diverse tipologie. Quella che è più frequente recentemente è quella di genitori chiedendo se è positivo o negativo far intraprendere ai propri giovanissimi questo sport. E allora quello che posso fare è un parere personale che ovviamente può essere preso come beneficio di inventario anche se è dettato dall'esperienza e da quanto abbiamo potuto vivere in questi diversi anni di attività in questo sport. Vediamo di analizzare i pro e i contro di questo sport, che è un parere che può essere generalizzato sia sui giovanissimi sia anche agli adulti. Primo punto, si può dire che il karting a livello amatoriale non conosce il limite di età, in quanto uno può iniziare a intraprenderlo sia da bambino che da adulto, anche in età avanzata. Importante che sussistano delle condizioni di salute tali che sia possibile intraprendere questo sport. E comunque non ci sono limiti di età, sia per quanto riguarda appunto la pratica amatoriale, sia per quanto riguarda anche il carattere agonistico, perché il karting ha varie categorie, varie classi, in cui ciascuna fascia di età può cimentarsi in merito. Fatto sta che a livello amatoriale, a livello hobbistico, non ci sono praticamente limiti di età. Conosciamo persone anche di 60 anni che corrono, come conosciamo anche bambini di 6-7 anni che corrono. Quindi diciamo che l'età è abbastanza ampia come fascia di interesse. Il sesso, uomo o donna, non c'è nessuna differenza. Tutti e tutte possono sicuramente intraprendere questo sport. Questo sport può insegnare anche a essere organizzati mentalmente, perché siccome si tratta di intraprendere un percorso, se questo percorso lo si approccia con un senso, con un obiettivo, con una serie di obiettivi, è necessario che le mosse che vengono effettuate per gestire questo percorso siano precise e che non diventino una perdita di tempo per il tutto. Questo sport può insegnare anche ad avere facoltà decisionali rapide, nel senso che man mano che si coltiva questa passione e che si incontrano inconvenienti e ostacoli che tendono a rendere complicato il tutto, è necessario avere pronta la risposta per far fronte al problema che si pone durante la pratica. Quindi facoltà decisionali rapide. Per non parlare poi di quando si è in pista, in cui è necessario sia a livello amatoriale sia a livello di una certa importanza prestare attenzione in qualsiasi mossa che si fa, essere fulminei nelle decisioni che vengono intraprese mentre si devono effettuare certe manovre
in pista. Questo sport può insegnare anche ad ammettere i propri limiti, ovvero è un percorso che deve essere gestito non con lo strafare, con l'esagerare, col pretendere che il risultato sia immediato, ma è necessario valutare il percorso intrapreso di pari passo con le capacità che si hanno, senza sopravvalutarsi e senza pensare di essere a livello di un pilota esperto se ancora si deve digerire tutto quanto sta prima per quanto concerne la preparazione. È uno sport che può insegnare anche ad abbinare lo spirito individuale a quello collettivo. È vero che il pilota è in proprio sul proprio kart, sotto la propria tenda, corre sul proprio kart, lavora sotto la propria tenda e lì c'è una gestione individuale. Però è un contesto individuale che è immerso in un contesto collettivo, perché ci sono anche altre persone, altri piloti che di pari passo stanno lavorando per quello e con cui ci si confronta in pista. Inoltre, sempre che ci sia modo di aggregarsi ad una squadretta o ad un complesso di persone che possono anche darci una mano in questo senso, abbiamo un contesto sociale in cui si fanno conoscenze, si discute dell'argomento, si fanno confronti e diventa quindi uno spirito individuale, nel senso che è il pilota e la macchina, immersa però in un contesto, in uno scenario collettivo. È uno sport che può insegnare ad essere precisi in ogni circostanza, perché abbiamo detto che il percorso concreto prevede la cura dei minimi particolari, dei minimi dettagli, perché il risultato sarà tanto più soddisfacente quanto più saranno curati tutti i minimi particolari, i minimi dettagli a cui bisogna far fronte, che bisogna considerare, sia per quanto riguarda la guida, sia per quanto riguarda la preparazione tecnica e la preparazione manuale. Può insegnare a rispettare gli altri, in quanto ci si accorge che avendo buoni rapporti con gli altri si otterrà un ricambio, cioè si verrà ricambiati con la stessa moneta, ovvero non entrando in conflitto con gli altri colleghi, gli altri amici, gli altri compagni di contesto che facciano parte della nostra squadra, ma anche che facciano parte di altri gruppi, il rispettarsi a vicenda viene appagato con la stessa moneta, si ha un effetto reciproco, come può essere reciproco anche il mancato rispetto. Se io manco di rispetto a una persona, ovviamente questa non rispetterà me. Pertanto risulta conveniente essere rispettosi nei confronti degli altri. Una cosa importante è che questo sport può insegnare anche a non correre per strada con l'auto, con la moto, con lo scooter, soprattutto per quanto riguarda i giovanissimi, anche perché acquisendo esperienza in pista con tutti gli inconvenienti che si presentano, con gli scenari improvvisati, ovvero in cui bisogna stare attenti, bisogna gestire, ci si accorge che applicando per strada questo tanto si avrà magari più destrezza nella guida, però nello stesso tempo si ha modo di avere una valutazione del rischio più ampia, più precisa, e la strada sicuramente è più pericolosa della pista sotto certi aspetti. Questo sport può insegnare ad amministrare le proprie risorse,
perché ci si rende conto che se si intende gestire un percorso corretto è necessario centellinare e gestire al meglio le proprie risorse al fine di non sprecare denaro inutilmente, ma di spendere per correre e non per esibizionismo e neanche per dimostrare agli altri che si è grandi. I contro ci sono anche quelli. Adesso abbiamo elencato una serie di pro. Per quanto riguarda i contro, secondo me ci sono due punti fondamentali: i costi. Purtroppo questo è uno sport motoristico, come già detto, e come tutti gli sport motoristici, più è ampia l'ambizione, più è l'obiettivo prevede livelli elevati e più naturalmente i costi sono proporzionali a questo tanto. Mentre se l'argomento viene gestito a livello hobbistico, a livello puramente amatoriale, i costi sono commisurati a quello che si vuol fare. Perché è tutta una gestione di questo sport, no? Non è solo la benzina che va nel kart che ci porta a spendere i soldi, è tutta la gestione tecnica, usura dei materiali, manutenzioni, eventuale assistenza e poi tutto il resto, tutte le spese accessorie, la pista, la trasferta, il vitto, magari anche l'alloggio se si sta fuori casa, il disporre di un mezzo di trasporto tale che ci consenta di raggiungere le piste. Un altro punto fondamentale che è contro è il rischio pericolo. Ovviamente si tratta sempre di avere a che fare con la velocità, che anche se in pista, ovviamente, la velocità è una componente di rischio e soprattutto se sommata a un atteggiamento grossolano e alla negligenza può portare anche ad effetti spiacevoli e anche gravi, perché farsi male non è affatto scongiurato, anche se pensandoci bene in tanti altri sport esiste la componente di rischio e pericolo di farsi male. Quindi si tenga conto anche di questi due punti che sono contro, perché è importante vivere questa esperienza positivamente, con intelligenza e considerando comunque che il tutto deve essere affrontato secondo le proprie disponibilità, sul piano, rimanendo al livello in cui si riesce a stare, senza pretendere di voler andare oltre, di mirare a chissà cosa. Deve essere uno sport che va vissuto al momento, cercare di fare bene oggi e domani ci si guarda di fare ancora meglio di oggi un pelettino di più. Quindi rivolto a quei genitori che chiedono se cosa ne pensiamo? Se può essere positivo o può essere negativo far intraprendere ai propri figli, ai propri nipoti questo sport, i punti da prendere in considerazione sono quelli che